Il funzionamento dell'organo Hammond è potenziato dalle capacità espressive offerte dal vibrato scanner e dalla percussione, che sono due circuiti che raggiungono lo strumento in un momento successivo. I primi modelli Hammond sono privi di vibrato e privi di percussione. Solo successivamente, grazie al genio di John Anert, uno dei più importanti ingegneri di casa Hammond, lo strumento diventa quello che conosciamo oggi e quindi assume questo ruolo completo che gli viene dalla possibilità di modulare in maniera ciclica e quindi articolata timbricamente il suono tramite vibrato o chorus e di articolare il fraseggio mediante l'impiego della percussione, che garantisce maggior intervento sul transiente di attacco delle note. Tutto questo nelle mani di un musicista capace permette di ottenere timbriche e sfumature esecutive al di fuori di quello che è lo standard del linguaggio organale vero e proprio. Ed è per questo motivo che l'organo Hammond di fatto diventa uno strumento indipendente timbricamente e stilisticamente da quello che è poi il panorama dell'organo liturgico e dell'esecuzione della musica classica con o meno pedaliera. Il comportamento del vibrato scanner è molto più meccanico di quanto non si possa pensare. C'è un complesso sistema di contatti che viene messo in rotazione con un motore che si comporta in maniera simile allo spinterogeno delle vecchie automobili, che permette quindi di accoppiare al segnale originale una copia, vagamente modulata in tempo, cioè nel dominio del tempo, viene accelerato e ritardato il segnale, per cui da un timbro di base come questo si passa a un comportamento modulato come questo qui. Ma è possibile intervenire non solo sull'accoppiamento temporale dei due segnali, ma anche variare l'intonazione percepita nei due suoni nuovamente sommari. Per cui si passa dall'effetto di chorus all'effetto di vibrato. Tutti e due gli effetti sono disponibili in tre gradazioni chiamate genericamente C1, C2, C3, V1, V2 e V3. Per la cronaca, il passaggio dei tre livelli di chorus corrisponde a questo tipo di comportamento. Niente chorus, chorus 1, chorus 2, chorus 3 al massimo dell'intensità. Vibrato 1. Vibrato 2. Molto più movimentato. Vibrato 3 al massimo del controllo. Nella normale esecuzione dell'organo Hammond, molto spazio è dato all'esli che permette di variare e articolare. Comportamento armonico in base alla sua velocità di rotazione, ma altrettanta importanza può essere data al chorus che permette di rendere, come dire, più struggenti i punti particolari dell'esecuzione. Come dire che quattro accordi normalmente eseguiti come questi possono diventare molto più aggressivi o più struggenti, appunto, se il suono viene modulato dal chorus. L'importanza del chorus emerge ancora più prepotente quando si suona a volumi, diciamo così, non proprio casalinghi, ovvero quando il Leslie è lasciato libero di ruggire facendo distorcere le sue valvole 65-50. In questo momento non c'è il chorus, quindi il suono è fermo ed è soltanto limitato alla generazione delle armoniche controllate dai drover.
cosa diventa più cattiva se mettiamo il chorus senza, con, è in grado, come dire, di contrastare agevolmente lo strapotere sulle medie frequenze dei chitarristi. Basta alzare il volume e impadronirsi del mixaggio. Però manca ancora un qualcosa che permetta maggiore articolazione al segnale. Cioè manca quella punta di cattiveria che per l'appunto è parte integrante del comportamento della percussione, che sarà l'oggetto del nostro prossimo approfondimento. Thank you.